Here we go for our video thoughts of the day. Yes. C'è una partita stasera, quindi parliamo sempre di calcio, abbastanza credo importante. Sì, diciamo è la Supercoppa Maradona, così è stata chiamata. Io in realtà sapevo che prima di praticamente si sfidassero Italia e Argentina, questa coppa in realtà sarebbe stata dovuta, cioè sarebbe dovuta tenersi tra praticamente la partita sarebbe dovuta essere Napoli-Argentina, non vorrei sbagliare, ma quanto pare poi invece è stato optato per l'Italia. Poi non so se effettivamente il Napoli e l'Argentina si sfideranno, comunque non lo so, comunque io mesi fa sapevo di questo. Allora invece adesso apprendo che si chiama Supercoppa Maradona e quindi effettivamente, viste le sue squadre, visto il fatto che Maradona ovviamente ha giocato anche qui nel mio Napoli, anzi è stato proprio, direi, forse il Napoli i suoi anni migliori, come sa che è esperto di calcio. Allora questa coppa sarà probabilmente dedicata a lui, che è morto a 25 novembre del 2020, come sapete, e sì, diciamo, quindi una partita Italia-Argentina, Supercoppa Maradona. Insomma, l'Italia dopo l'eliminazione dal Mondiale certamente ci terrà questa coppa, ma eventualmente si sfidano la vincente dell'Europeo, che è l'Italia, appunto l'Europeo scorso, la vincente della Copa America, appunto l'Argentina, e quindi diciamo che vinca il migliore, vedremo come andrà. Certamente, come ho detto, l'Italia dopo l'eliminazione dal Mondiale non penso che ci tenga a fare un'altra brutta figura e cercherà di tutto per vincere questa Supercoppa, che è nuova, appunto, visto il fatto di Maradona, è stata inaugurata per lui. Sì, poi strano che non l'abbiano fatta al San Paolo, cioè l'ex stadio nostro si chiama San Paolo, adesso si chiama appunto stadio Diego Armando Maradona, quando è morto Maradona, e l'hanno fatta a Wembley, dove praticamente l'Italia ha giocato la finale dell'Europeo contro l'Inghilterra, ma non so perché, in realtà io non mi sono informato molto su questa finale, anzi addirittura appreso ieri che ci fosse questa partita, non lo sapevo proprio. Per cui poi vabbè, sì, diciamo qualche altra cosa che se la scrivo meglio in descrizione. Comunque che vinca il migliore. Se qui poi c'è qualche tifoso dell'Argentina, diciamo, buona fortuna anche a lui, insomma, come si dice in questi casi, che vinca il migliore, anche se Diego, che è argentino, anche un po' italiano, me lo sa, anche un po' napoletano, quindi vabbè, comunque che vinca il migliore. Poi, sì, poi today it's 1 year from the Sincer haircut of Mr. Lynch, dai capelli lunghi, diciamo cioè in realtà un anno proprio sarebbe domani, perché il 2 giugno poi passo ai capelli corti, quindi forse, vabbè, anticipo adesso, ma diciamo in realtà è meglio parlarne domani, forse, tecnicamente, quindi forse sì, ne parlo meglio domani. Per quanto riguarda poi per quanto riguarda i pezzi successivi sul canale Tastiera, diciamo dovrebbe trattarsi di il main title The Comfort of the Strangers di Angelo Badalamenti, o del pezzo, e tra l'altro riprendo dopo molti giorni perché ho dovuto dare spazio ad altre cose, diciamo la settima parte, il settimo pezzo in onore del mio tributo a Johann Sebastian Bach per il suo compleanno. Ricordo il 31 marzo scorso avrebbe compiuto 337 anni se fosse stato ancora vivente. Le altre parti ad ogni modo le trovate nella playlist musica classical music o various, però appunto in realtà sono indeciso tra questi due pezzi. Comunque, se avete visto uno dei due breve, si tratta di uno dei due pezzi, io credo più Comfort of the Strangers, perché già era pronto. Spiego perché, diciamo, brevemente. In realtà vi invito a leggere la descrizione, perché altrimenti il video si allunga troppo, poi ripeto sempre le stesse cose, del perché ho caricato questo pezzo. In realtà io già l'avevo caricato nella seconda parte del mio tributo l'anno scorso per il compleanno di Angelo Badalamenti, 22 marzo, quella seconda parte non linciana, cioè contenente appunto tutti i pezzi, alcuni pezzi relativi a film per cui lui ha composto musica e film non di David Lynch. Stessa cosa si è verificata quest'anno con la seconda parte del tributo di quest'anno, dedicata al maestro, il compleanno del maestro. Comunque, appunto, sì, nel dettaglio, comunque chi è interessato legga la descrizione, che ho scritto tutto lì bene le cose. Comunque, appunto, questo sempre è il video completo, è sempre in descrizione. Sì, dico solo che questo è perché, anche per chi Il film uscì, veniva presentato a Cannes il 25 maggio, se non erro, del 90, quindi anche per questo è il motivo, in onore anche di questo anniversario. Però, per capire proprio tutto nel dettaglio, invito comunque a leggere meglio la descrizione, è scritto davvero tutto bene. Questo è un motivo, cioè, principale, ma ce n'è anche un altro, perché ho ricaricato questo pezzo. Diciamo perché in qualche modo, avendo caricato tutti quei pezzi in un unico video, all'interno di quel trio, la seconda parte è tributo dell'anno scorso al maestro italo-americano, perché secondo me sono passati un po' inosservati. Allora io ho pensato a marzo, le settimane in cui era il compleanno di Angelo Badalamenti, diciamo, in quel periodo lì, di ricaricare questi, almeno alcuni di questi pezzi, qualora ci fosse stata un'occasione ravvicinata. E appunto perché secondo me non hanno avuto quella interpretazione, non hanno avuto la giustizia che meritavano in quel modo lì, avendole caricato in un unico video, e quindi già, diciamo, ha avuto la possibilità di fare questo per un pezzo, due pezzi caricati qualche giorno fa, che erano praticamente due pezzi dal film The City of Lost Children, che erano Anniversario di Irvine e We Will Take My Dreams Away, cantata tra l'altro la voce straordinaria di Marianne Faithfull. Mentre oggi appunto si tratta di Man Title e di Comfort of the Strangers, entrambi i film appunto con la presentazione a Cannes venne di questi tempi, appunto tra la metà maggio e il fine maggio, in particolare appunto il 25 maggio di Comfort of the Strangers, se non erro, invece la City of the Lost Children, tra l'altro anche un film francese, in realtà è il 17 maggio, quindi questi sono i due motivi principali. Però a questo punto il pezzo di Bach credo scali poi a domani, poi insomma sì, parlo meglio anche di alcune cose quando l'avrò caricato. Poi sì, credo di aver detto tutto, nel caso venisse qualche altra cosa in mente come al solito aggiungo in descrizione. Have a great day again!